signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master K. Io sono il Master K, il vostro ospite su questo canale. E la settimana scorsa, nel primo video del remake del metodo del dungeon, ho citato più volte delle scelte significative, ma non mi sono soffermato a spiegare cosa voglia dire. Probabilmente la maggior parte di voi non ha neanche notato la cosa, dopotutto scelta significativa, cosa voglio dire sembra ovvio. Ma quando parliamo del gioco di ruolo, scelta significativa è un termine tecnico che ha un significato molto specifico. Questa settimana quindi andiamo a vedere proprio cosa sia una scelta, cosa sia una scelta significativa, perché tutto questo è estremamente importante e perché dovete tenerne conto quando andate a preparare le vostre quest e le vostre campagne. In realtà sul canale avevamo brevemente toccato l'argomento sul video dei limiti di scelta, oramai 5 anni qua. Ve lo lascio qua in alto se dovete andarlo a recuperare, anche se anche quel video non è che sia invecchiato così bene, probabilmente l'audio sarà disturbante. Però in quel caso avevamo appunto parlato di quali siano gli estremi delle scelte all'interno di un gioco di ruolo, più che andare a vedere cosa siano le scelte e quale sia l'importanza di inserire scelte nelle quest. La prima cosa di cui bisogna parlare oggi, infatti, riguarda proprio la presenza di scelte. Dovete sempre tenere a mente che all'interno di un gioco di ruolo, sia il master che i giocatori, tutti i partecipanti al tavolo, sono, anzi dovrebbero essere, costantemente chiamati a fare scelte, ma non tutte queste scelte avranno lo stesso impatto sul gioco, ma questo non vuol dire che non abbiano necessariamente un'importanza all'interno del racconto collettivo. Per iniziare però bisogna andare con ordine, quindi diciamo che esistono due principali tipi di scelta che possono essere presentati al tavolo durante il gioco. Sono differenti tra di loro, hanno impatti differenti tra di loro, alcune sono scelte significative, altre sono scelte non significative. Questo però non vuol dire che non siano entrambi indispensabili. Quando parliamo di scelte significative, intendiamo quei momenti in cui i giocatori dovranno prendere una decisione che andrà a influenzare l'andamento della storia, se non proprio del gioco stesso. Alcune di queste scelte verranno prese probabilmente ancora prima che la campagna stessa inizi. Tutto quello che viene discusso in sessione zero normalmente sono delle scelte estremamente significative. Già solo decidere quale gioco verrà giocato e quali saranno i temi della storia che verrà trattata avrà un impatto estremamente significativo su quello che accadrà al tavolo. Ovviamente una campagna in cui i personaggi sono un gruppo di eroi buoni che va a sconfiggere il signore del male avrà un impatto sul tavolo molto diverso di una in cui sono un gruppo di cyberpunk che sopravvivono di rapine e lavori sporchi per le multinazionali. Ovviamente queste scelte non si limitano alla sessione zero. Durante il corso del gioco, durante il corso della campagna, potrebbero comunque verificarsi delle situazioni in cui i giocatori vengano chiamati a fare delle scelte che avranno un impatto estremamente significativo su come andrà avanti tutto il resto della storia e tutto il resto del gioco. E qui potenzialmente potremmo fare centinaia, migliaia di possibili esempi, ma tutti dipendono quasi esclusivamente dal tipo di campagna che state portando al tavolo. Gli eroi buoni decidono di passare dalla parte del male, o la banda di avventurieri girovaghi decide di smettere di girare a caso per la mappa e fondare il proprio insediamento stabile. Ma anche solo il fatto che i giocatori decidano di cambiare alleati, cambiare fazione, potrebbe avere un impatto enorme sul gioco,
e sul tipo di missioni che verranno loro affidate. Nella pratica, però, quello che definisce se una scelta sia significativa o meno è l'impatto che avrà sulla storia e quanto della storia andrà a cambiarsi in base all'esito di quella scelta. In una one shot in cui i giocatori devono esplorare un singolo dungeon per arrivare a prendere il tesoro, decidere se a una svolta girare a destra o a sinistra potrebbe essere una scelta che cambierà radicalmente quella che sarà la loro esperienza di gioco e avere un impatto determinante su se arriveranno al tesoro e come arriveranno al tesoro. Ma quella stessa identica scelta in quello stesso identico dungeon, se non fosse una one shot ma fosse uno di una decina di dungeon che i giocatori sono chiamati a esplorare in una campagna pensata per durare mesi, magari anche un anno, potrebbe avere un impatto praticamente nullo e a fine della campagna i giocatori non ricorderanno neanche più se hanno esplorato ogni singolo corridoio di ogni singolo dungeon, e anche nel caso la sconfitta e l'ipotetico boss finale non sarà affatto dipesa dal fatto che abbiano preso il corridoio di destra o quello di sinistra nel primo dungeon che hanno esplorato. Ed è proprio questo quello che va a differenziare quelle che saranno le scelte significative da quelle che non lo saranno. Quando parliamo di scelte non significative, infatti, ci riferiamo proprio a tutte quelle decisioni che i giocatori dovranno prendere, ma che non avranno un forte impatto sull'andamento della storia o proprio non avranno alcun impatto. E in questa categoria ovviamente ricadono la maggior parte delle decisioni che verranno prese nel corso del gioco. Dovendo affrontare un gruppo di mutanti all'interno del relitto dell'astronave, i giocatori si terranno in distanza e cercheranno di sfoltire i mostri con uno sbarramento di fuoco? O estrarranno le armi bianche per caricare coraggiosamente in battaglia e sconfiggere i loro nemici in corpo a corpo? Dal punto di vista della trama, questa scelta non avrà alcun impatto che i nemici siano stati sconfitti da distante o da vicino con un'arma piuttosto che un'altra, non cambierà nulla fin tanto che i nemici sono stati sconfitti. Anzi, magari l'intero incontro con i mutanti non avrà alcun reale impatto sulla storia, perché i giocatori avevano mandato lì dentro i loro personaggi perché in quel relitto c'era un oggetto, comunque un elemento che era importante per loro per proseguire la storia. Che poi i mostri all'interno siano stati effettivamente affrontati e sconfitti o siano stati aggirati o non siano proprio mai neanche stati trovati, fin tanto che l'obiettivo della mia azione sia stato portato a termine, non ha alcuna importanza. Era l'obiettivo essere rilevante per la trama, non le singole azioni fatte per ottenerlo. Questo però non vuol dire che questo tipo di scelte non sia importante per il buon esito del gioco e che quindi voi come master possiate ignorarle o comunque abbozzarle e trattarle come elementi secondari. Per quanto non avranno infatti un grande impatto sul corso della storia o non avranno affatto impatto sul corso della storia, questo non vuol dire che non siano importanti per i giocatori e per l'esperienza che avranno della vostra quest o della vostra campagna. Per quanto la campagna avrà una sua trama orizzontale che collegherà le varie sessioni e ci saranno elementi ricorrenti, tutto quello di cui abbiamo parlato negli anni nel canale, abbiamo anche detto più volte che voi non state scrivendo un romanzo, voi state organizzando una serie di sessioni per un racconto collettivo. Quello che avviene nella sessione molto spesso è più importante di quella che sarà la trama globale del vostro gioco. Sì, che i giocatori abbiano sconfitto i mostri con la pistola o con la spada probabilmente non avrà alcuna importanza per quella che sarà la trama della quest,
Questo non vuol dire però che in quel momento per loro prendere quella decisione tattica non sia stato estremamente importante, non abbia portato una discussione al tavolo, o magari semplicemente che quella scelta per loro sia stata quello che gli ha reso la sessione più gradevole, quello che li ha divertiti di più, quello che ha garantito maggiore intrattenimento per i giocatori. Altre scelte potrebbero non essere affatto significative per la storia, ma essere estremamente significativi per chi è seduto al tavolo, perché gli permette di immedesimarsi meglio nell'azione, immedesimarsi meglio nel personaggio o semplicemente sentirsi più coinvolto in quello che sta succedendo nel gioco. Che i giocatori abbiano deciso di dipingere la loro astronave di giallo e verde non avrà alcun impatto sull'epica battaglia finale contro i pirati spaziali, però il fatto che loro abbiano potuto scegliere il colore della loro astronave li avrà aiutati a sentire quell'astronave come qualcosa di proprio. Quella è la loro astronave che loro hanno dipinto in quel modo. E magari a distanza di anni nessuno si ricorderà più neanche qual era di preciso la trama degli esploratori spaziali contro i pirati, però qualcuno potrebbe ancora ricordare che sì, era la campagna in cui giravamo con l'astronave gialla e verde. La scelta non sarà comunque stata particolarmente significativa, ma avrà avuto un impatto molto esteso sulla campagna. Per quanto riguarda voi come master, la prima cosa che dovete ricordare è quella di organizzare sempre la vostra storia facendo in modo che ci sia la possibilità per i giocatori di fare scelte significative. Ovviamente, dato che queste scelte saranno di grande impatto, non possono avvenire costantemente perché da una parte perderebbero di senso se i giocatori potessero cambiare la trama due volte per sessione, semplicemente la vostra storia non avrebbe più una trama. E anche nel caso, queste scelte dovranno portare a un impatto significativo sulla quest. Quindi questo per voi come master vuol dire che probabilmente dovrà essere creato del nuovo materiale apposta o parti della trama che erano previste in un modo adesso dovranno essere riscritte in un altro. Ovviamente questo richiederà lavoro da parte vostra e quindi non potranno esserci troppe scelte significative, altrimenti voi non avreste fisicamente modo di preparare il materiale e quelle scelte alla fine verrebbero ignorate. Fate in modo di lasciare sempre tempo di gioco tra il momento in cui la scelta viene effettuata e quello in cui le sue prime conseguenze verranno mostrate ai giocatori, in modo tale da avere voi tempo nel mondo reale di preparare appunto queste conseguenze in base alle scelte che il vostro party ha fatto. Per quanto riguarda le scelte non significative, al contrario, non state ad accroccarvici troppo sopra, le scelte arriveranno spontaneamente. Controllate sempre e fate attenzione a quello che i vostri giocatori ritengono importante o meno e soprattutto non andate a interferire, soprattutto in quei casi in cui la vostra idea, la vostra possibile scelta non è quella che ha fatto il party. Per loro stessa natura, queste scelte avranno infatti poco o nessun impatto su quello che voi come master dovete preparare in anticipo. Più che altro il loro impatto sarà estetico, cambieranno le descrizioni, cambieranno l'atteggiamento che i giocatori avranno rispetto a qualche elemento. Quindi questo vuol dire scarso lavoro per voi, ma molta più immedesimazione, molto più intrattenimento per i giocatori. Non andate a interferire con le loro scelte, perché questo vorrebbe solamente dire aumentare il vostro lavoro e peggiorare la vostra esperienza, cioè vi sareste appena dati a zappa sui piedi da soli. E adesso voglio vedere quanti di voi commenteranno il fatto che questo video abbia 6 blocchi invece che solo 5 come tutti gli altri.
Sì, ovviamente è una cosa voluta, è un esempio pratico di scelta che è assolutamente insignificante, ma potrebbe rivelarsi molto rilevante per qualcuno. Comunque, diciamo che per questo video ho parlato fin troppo, quindi possiamo terminarla qui. Adesso la parola sta a voi, ditemi voi come organizzate le vostre scelte, in che proporzione mettete scelte significative all'interno della trama. O se non usate scelte significative, usate solo scelte significative. In questi altri due casi sarei effettivamente curioso di sapere come fate. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Se le notifiche non vi arrivano, in descrizione trovate i link al server di Discord, al gruppo di Telegram dove le metto io manualmente e si raduna la community del canale. E io sono il Master K e noi ci vediamo nel prossimo video.